Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, dopo la Juventus prima squadra, dopo la primavera, dopo la femminile, siamo arrivati a parlare dell'Under 23 che pareggia 0-0 ad Alessandria in casa contro il Gozzano. È un pareggio che rimane un po' stretto alla Juve, nel senso che sicuramente la Juventus ha provato in tutti i modi a vincere la partita, il Gozzano si è difeso bene e con soprattutto qualche occasione abbastanza importante sprecata dalla Juventus è riuscito a portare a casa un pareggio. Che alla fine poi a bocce ferme ci ragioni, va bene tutte e due, perché comunque muovi sempre la classifica e siccome l'obiettivo deve essere uscire dai playout, più che puntare ai playoff, può andare bene, insomma, dai, alla fine per come si stava mettendo la classifica, questo pareggio tutto sommato va bene. Dispiace perché il Gozzano è una di quelle squadre battibili che sapete che io ho fatto le divisioni, la divisione tra squadre imbattibili per questa Juve Under 23 e quelle battibili. E quando sprechi occasioni come questa per battere squadre battibili, un po' rosichi, ecco. Però alla fine credo che sia stato anche un risultato abbastanza giusto, perché anche Gozzano comunque qualche occasione l'ha creata e va bene così, insomma. Alla fine penso sia stata una partita abbastanza equilibrata, la Juve ha fatto forse qualcosina di più, soprattutto nel finale quando Gozzano è crollato a livello proprio fisico, A livello fisico Gozzano è crollato. E la Juve ha provato ovviamente a vincerla, non ce l'ha fatta. Comunque un punto per uno che va secondo me bene sia la Juve che al Gozzano. Juve che secondo me comunque al di là di tutto paga tantissimo il fatto di giocare ad Alessandria. Ma non perché Alessandria, perché già l'Under 23 probabilmente a livello mediatico ha preso meno che la femminile l'anno scorso, anche perché i risultati sono diversi. All'inizio stava prendendo, ma poi i risultati negativi hanno allontanato un po' le persone. I tifosi sono un po' volubili, no? Se le cose vanno bene seguono la formazione, se le cose vanno meno bene non la seguono. E quindi non è riuscito ad attecchire come voleva probabilmente la società. A livello di tifosi, chiaramente alla società interessa principalmente che i giocatori che giocano crescano e facciano esperienza. Detto questo, questo pareggio alla fine, questo fatto di giocare ad Alessandria limita anche la trasferta. Io credo che se si fosse giocata di nuovo una partita del genere, probabilmente la Juve avrebbe tranquillamente potuto giocare col tifo di casa. Invece ad Alessandria il tifo è abbastanza ridotto, insomma, non si riesce a creare quell'azione, non dico da bolgia, ma comunque da calore, insomma, casalingo. Ecco. E questo un po' mi dispiace perché l'Under 23 per me merita palcoscenici un po' migliori rispetto a questo. Quindi, non perché Alessandria non lo sia, ma perché se la Juve è una squadra di Torino, la Juve deve avere un impianto a Torino dove giocare questo tipo di partite. Mi auguro che prima o poi la Juve risolverà questa situazione, non so se costruendo un altro stadio, quello sarebbe il mio sogno, uno stadio più piccolo dove far giocare Under 23 e femminile. E quindi vediamo, insomma, vediamo come si metteranno le cose. E intanto accontentiamoci, anche se, ripeto, che è una cosa che mi dispiace un po', ecco. Ragazzi, io chiudo qua questo video e vi do appuntamento per i prossimi video del canale. Ciao!